Il giorno 18 giugno 2012 si svolgerà per le terze classi della scuola media la prova scritta in Valsi a carattere nazionale, introdotta dalla legge del 25 ottobre 2007, numero 176. Obiettivo principale della prova è l'accertamento dei livelli generali e specifici di apprendimento in italiano e in matematica degli studenti italiani a conclusione del primo ciclo di istruzione. Per una corretta informazione e sensibilizzazione degli operatori, nell'ambito del PON Azione B3 si è svolto martedì 12 giugno presso l'Istituto Marco Polo di Bari un seminario rivolto ai presidenti delle commissioni che operano nelle classi campionate dagli Invalsi. Obiettivo: gestire ben concentrati la prova. Nonostante il caldo torrido, circa 80 presidenti provenienti da tutta la Puglia hanno voluto partecipare al seminario, gestito con grande competenza dalla dottoressa Anna Maria Fighera dell'autorità di gestione del Ministero dell'Istruzione e dal dottor Roberto Ricci, responsabile del Servizio Nazionale di Valutazione Invalsi. Le classi a lui affidate o a lei affidate e deve. A fare gli onori di casa, l'ispettore Donato Marzano, dell'Ufficio Scolastico Regionale della Puglia. Faremo come sempre tutto quello che noi dobbiamo fare con lo spirito di abnegazione, anche perché da ultimi romantici ci crediamo. Buon lavoro e un benvenuto ai nostri amici. Educational Web TV ha rivolto al dottor Ricci alcune domande sugli obiettivi del seminario e qualche riflessione più generale sulle prospettive degli Invalsi. Il senso di questo seminario è quello di illustrare ai presidenti di commissione, in particolare delle classi campioni, l'importanza del loro ruolo e come dire, la rilevanza, anche proprio per il sistema regionale della Puglia, di disporre di dati affidabili con i quali confrontarsi e quindi iniziare delle attività di approfondimento, riflessione didattica, oltre a quella di fornire un quadro corretto e preciso delle apprendimenti raggiunti dai ragazzi. E l'Invalsi ha un compito, ovvero quello di proporre delle misure standardizzate sui livelli di apprendimento, ovviamente andando nella direzione delle competenze. Anche la dottoressa Fichera ha accettato di rispondere alle nostre domande sui PON. Questo scorcio di fine programmazione ci serve già per testare come impostare la nuova programmazione. Quello, fra l'altro, che è nuovo è che noi abbiamo avuto dei fondi in più. Il piano Azione e Coesione ci ha dato una disponibilità di fondi quasi pari a quelli con cui abbiamo cominciato, cioè abbiamo 1 miliardo. Noi decidiamo fino a un certo punto, noi mettiamo risorse a disposizione dei territori e poi chi ha filo tessa. Alla fine, tutti soddisfatti, i presidenti di commissione e gli esperti relatori. Ancora un'iniziativa targata PON al servizio della scuola pugliese.